Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccola qua la canzone, Mamma son tanto felice, è cantata dal grande tenore Pavarotti, non da Claudio Villa che l'ha resa famosa negli anni 50, mi pare, da Pavarotti, grande, grandissimo tenore Pavarotti, ma anche grandissimo evasore fiscale, perché anche coloro che parlano di cuore e di amore evadono il fisco. Quanto ha evaso Pavarotti il fisco, e mica ci riusciva il fisco a incastrarlo, se non fosse stato perché Pavarotti ha voluto divorziare dalla sua prima moglie e sposare una più giovane, perché poteva essere sua figlia. Allora la ex moglie ha detto tutto al fisco e il fisco gliel'ha fatta pagare. Anche cantando le parole amore e cuore si può lo stesso essere dei meravigliosi evasori fiscali. E poi ci sono gli applausi al teatro, va bene? Va bene, cari amici, eccola qua la canzone, Mamma son tanto felice. Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice ma vivo lontano. Perché? Ma quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospirano al cuore, forse non si usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, eccetera, 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 eccetera. Ma come poteva nascere questa canzone tanto banale, tanto becera, tanto falsa, impastata di quella stessa retorica di cui è impastata quella frase che sta lassù a Roma, su quel parallelepipedo di marmo. Un popolo di poeti, scrittori, santi, navigatori, scienziati, poeti, ma il numero uno c'è i poeti, cuore, amore, amore fa rima con cuore e viceversa. Ma come poteva nascere questa canzone? Soltanto nel patriarcato. Adesso non voglio ricominciare tutta la storia di cui ho parlato in questo romanzo, La stirpe nel serpente, ma però in sintesi il patriarcato è caratterizzato da quella cellula terribile che è il matrimonio monogamico patriarcale. Dentro il matrimonio monogamico patriarcale la donna è una carcerata, e voi sapete che dice la canzone, no? Uccello in gabbia, se non canta per amor canta per rabbia. E allora la donna per rabbia che fa? Scarica la tremenda insoddisfazione di essere una carcerata, la scarica sui figli, specialmente sui figli maschi, e li soffoca di affetto, li soffoca, li stringe fortemente, si chiama abbraccio soffocante. Voi dite, che Massoni, Serafino, ma non è più così oggi, cari, ma quando non è più così oggi? Voi avete tutti il cognome del papà, non avete mica il cognome della mamma, e poi se qualcosina è cambiato nell'Occidente, e l'Occidente non cadiamo nell'eurocentrismo, l'Occidente non rappresenta mica tutta la popolazione mondiale che è fatta di 6 miliardi di abitanti. L'Occidente sarà 1 miliardo di abitanti, voi metteteci poi l'Occidente benestante, poi metteteci il centro Sud America, tutta l'Africa, metteteci tutta l'Asia con la Cina, con l'India, con i paesi islamici, e vedete che la musica non è cambiata, il Buddha, l'abitazione, l'attività di anatomia, l'infibulazione, non è cambiato, molto poco, anche in Occidente molto. È chiaro che riversa la sua disperazione sui figli, specialmente sui figli maschi, che diventano il mio principino, e il bambino cresce con questo terribile imprinting nei confronti della mamma. La mamma che se lo soffocava, se lo bassava, gli pettinava i suoi riccioli d'oro, c'è scritto qua, i riccioli d'oro, pensate un po' voi. Poi quando cresce, e c'ha sempre l'imprinting della mamma, cerca una sostituta della mamma che sarà la mogliettina, e la mogliettina in un modo o nell'altro, per le vie misteriose dell'imprinting, in un modo o nell'altro dovrà in un certo senso ricordargli la mamma. Ma quando sta con la mamma ricomincia la musica, si comporta con la mogliettina così come il suo papà si comportava con la mamma. E tu, il ciclo continua, il ciclo della disperazione continua, per cui si arriva a canzoni becere, sempre male interpretate, piene di retorica, grondano retorica e falsità da tutte le parti, esaltano una realtà, quella patriarcale e quella
dell'istituto del matrimonio monogamico patriarcale che non sono da esaltare per niente, che assomigliano a quelli che Gesù definiva sepolcri imbiancati, tutti carini, tutti puliti di fuori, ma che dentro hanno il putridume. Mamma, sono tanto felice, pensate voi che canzone oscena e banale, e l'ha cantata persino Pavarotti, pace all'anima sua, grande evasore fiscale, perché pecunia non olet. Uno può essere pure un grande tenore e parlare di cuore, di amore, di sentimenti puri, ed evadere le tasse, cari amici, mi ricordo quando morì Pavarotti, con rispetto parlando, che tutti lo celebrarono, e ai funerali ci andò pure il Presidente della Repubblica, e tutti a parlare di questo gran tenore, nessuno che ricordasse che sì, è stato un grande tenore, ma era anche un grande evasore fiscale. Va bene, c'è un esempio da non imitare, va bene cari amici, scusatemi se anche questa mattina ho compiuto la mia opera buona quotidiana. Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massone.